Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi, stasera registriamo, è 15 aprile 2015. Siamo in collegamento con Giuseppe Nicosia. Giuseppe Nicosia, già l'abbiamo visto, grazie di essere qui con noi. Giuseppe, su Libri TV, Grazie a voi, ciao. l'abbiamo già avuto su Libri TV nella presentazione di un libro, di un suo libro che si chiama Leone Bianco e Leone Nero, un paio di anni fa, se non erro. È una storia, insomma, che ha raccontato, una storia vera che ha vissuto sulla sua pelle. Vi invito tutti quanti a acquistare questo libro e a scoprire, insomma, un po' quello che ha motivato Giuseppe nel scrivere questo libro e poi anche abbracciare un po' la sua mission politica, se così possiamo dire, che è dedicata all'antiproibizionismo. Parleremo con Giuseppe in questo spazio anche abbastanza rapido affinché sia poi meglio fruibile su internet come promozione. Parleremo appunto di un evento che si svolge in Sicilia, di una fiera. Peraltro, Giuseppe l'abbiamo incontrato a Canapa Mundi, che è una fiera della canapa che si è tenuta a Roma, dove Libri TV stava registrando un convegno a cui anche lui ha partecipato, ed era anche relatore, se non erro. Sì. Giuseppe, io do a te la parola per spiegarci di cosa si tratta questo evento, quando è, tutti i vari riferimenti, come poter partecipare. A te la parola. L'evento si chiama Mala Canapa. Abbiamo dato questo nome perché Mala Canapa è una domanda. Quindi che cosa possiamo fare con questa pianta, cosa può andare a sostituire, ma è anche giochiamo un po' con la parola malacanapa, da noi si dice malacarne quando c'è qualcosa di negativo, proprio perché le persone sono convinte, ancora moltissima gente è convinta che dalla canapa si ricavi soltanto il derivato meno nobile, la marijuana. È erroneamente convinta anche che la marijuana sia la peggiore droga del mondo, quando invece è una sostanza sì psicattiva, ma molto meno dannosa dell'alcol, ad esempio. Non esiste la dose letale per la cannabis, mentre per l'alcol è facilmente assimilabile. All'interno della fiera noi dedichiamo ampio spazio a quello che riguarda, a quello che concerne gli alimenti di canapa in maggior parte, per la maggior parte del nostro programma, e avremo non solo i classici semi, farina e olio di canapa, ma diversi derivati da questi, con la rivisitazione di ricette tipiche, con l'aggiunta appunto di questi derivati di canapa, che ne migliorano sia il gusto che le proprietà nutrizionali. Per questo abbiamo chiamato degli chef professionisti, ci sarà un professore della FIP, della Federazione Italiana Pizzaioli, mentre per la pasta ci saranno i mastri pastari di Pasta Madre, e prepareranno la pasta fresca in fiera con farina di grano duro siciliano bio e farina di semi di canapa bio. Ci saranno anche dolci, quelli non possono mancare, tutto con sempre questa canapa aggiunta, canapa alimentare senza alcuna sostanza psicattiva. Altro spazio viene dato invece al settore industriale, proprio per sensibilizzare la popolazione, che soprattutto i giovani, gli imprenditori che vanno alla ricerca di nuovi business, nuove possibilità di lavoro in una situazione economica disastrosa, quasi direi, attualmente in Italia. Abbiamo delle realtà a livello mondiale che stanno avendo molto successo. L'avvio edilizia di canapa, ad esempio, quindi un'edilizia nuova fatta con sostanze naturali, partendo da materie prime naturali, che danno risultati migliori rispetto a quello che fino ad oggi ha dato il cemento. Ci saranno anche i ragazzi di Canapa Cruda che fanno carta di canapa. Quindi vedremo di nuovo questa carta eccellente, eccezionale. La Bibbia di Gutenberg, la prima Bibbia stampata, fu fatta su carta di canapa, anche la carta di indipendenza degli Stati Uniti è stata stampata su carta di canapa, quindi poi sostituita dalla carta derivata da cellulosa da albero, che invece è una carta che distrugge il pianeta. Deforestazione, disboscamento, quindi poi sbiancare questa carta con sbiancanti chimici. Con la carta di canapa non abbiamo di questi problemi. Un ettaro di canapa dà la stessa cellulosa che danno 4 ettari di foresta. La canapa cresce sostanzialmente da maggio ad agosto, mentre la foresta ha bisogno 20-30 anni per essere matura. In conclusione, ci sarà anche una parte dedicata all'aspetto ludico, ricreativo e terapeutico.
con diversi grow shop che in fiera venderanno dei prodotti che sono assolutamente di libera vendita e che stanno acquistando una fetta di mercato importante in quanto le persone decidono sostanzialmente di rischiare producendosi da soli per il proprio fabbisogno personale quella piantina, quelle due piantine, forti anche dal fatto che ormai la Cassazione dà ragione a tutti i coltivatori e anche se rimane un reato in Italia, spesso non è più un reato penale, questo non è visto più un reato penale, si va incontro soltanto a sanzioni amministrative. Speriamo che presto arrivi una legge che regolamenti le coltivazioni domestiche e che ci liberi da diverse piaghe, a partire dalla criminalità organizzata che straguadagna sui mercati della cannabis, fino alle ingiuste detenzioni e in un certo senso anche ridando la libertà personale che ognuno di noi ha di fare quello che vuole all'interno di casa sua se non lede nessun altro. Giuseppe, abbiamo detto, ma hai descritto un sacco di cose, tranne il dove si svolge, quando si svolge e qualche indicazione per raggiungere questo posto. La fiera si svolge a Catania, al centro fieristico Le Giminiere, che è stato scelto proprio perché è una delle migliori location. Si trova accanto alla stazione degli autobus e dei treni, quindi è collegata benissimo. Si trova a 13 km dall'aeroporto di Catania e c'è l'Alibus, una linea che va continuamente avanti e indietro all'aeroporto, quindi non ci sono grosse difficoltà per raggiungere la fiera. C'è un biglietto d'ingresso, diciamo anche questo, il prezzo pieno è 8 euro, mentre c'è un ridotto per gli studenti e per gli over 65. I disabili non pagano, i diversamente abili non pagano, né il loro accompagnatore sostanzialmente. Durante i 3 giorni, 24, 25 e 26, sono state organizzate delle conferenze. Giorno 24 si parlerà dell'aspetto agricolo, quindi coltivazioni e rese agricole e aspetto industriale con le prime trasformazioni necessarie per avere dei derivati utili. Abbiamo poi nel pomeriggio invece gli architetti dei rappresentanti dell'ANAB, che è l'Associazione Nazionale degli Architetti Bioedilizia, che parleranno appunto dell'utilizzo della canapa nell'edilizia. Giorno 25 è una giornata dedicata alla mattina al terapeutico, avremo il segretario dei Radicali Italiani Rita Bernardini, ma ci sarà anche Andrea Triscioglio dell'associazione La Piantiamo, Alessandro Raudino del Cannabis Cura Sicilia e diversi ospiti, anche un medico chirurgo, si chiama il dottore Carlo Privitera, che parlerà dei benefici della cannabis in determinate patologie e dei tanti limiti che esistono nella prescrizione. Il pomeriggio invece è molto interessante, una tavola rotonda in cui ci saranno il senatore Ariola e l'onorevole Bernini che hanno aderito all'intergruppo voluto da della vedova su appunto la legalizzazione e anche onorevoli della Regione Sicilia, onorevole Cancelleri e l'onorevole Fernandelli che sono stati firmatari della proposta di legge per la cannabis terapeutica in Sicilia. E discuteremo appunto dell'attuale situazione e di cosa realmente fare. Giorno 26, alla giornata di chiusura, ci dedicheremo ai valori nutrizionali della canapa e alle varie ricette che si possono ottenere da esse, con un ospite speciale che è il campione del mondo di Thai Box, un siciliano, campione intercontinentale, categoria 60 kg all'incirca, che parlerà dei benefici di questi alimenti perché lui si nutre con appunto derivati della canapa, li inserisce regolarmente nella sua alimentazione. Perfetto, abbiamo dato tutte le informazioni. Se hai qualche altro nome di relatore, qualche altro ospite, possiamo indicarlo. Possiamo indicare anche l'onorevole Labate che si sta occupando di una proposta di legge per una migliore regolamentazione della coltivazione per uso agricolo e industriale della canapa. Avremo poi, se riusciamo, in conferenza via Skype il professor Grassi che ha diretto il CRA di Rovigo dove è stata prodotta la canapa per anni, è stata studiata la canapa per anni in Italia e tantissimi altri personaggi. Un'altra informazione che posso dare è quella di visitare il sito www.malacanapa.it. Dove c'è praticamente il programma, la mappa della fiera con i vari stendisti, abbiamo la nostra banca semi Dinafem che ci ha fatto da sponsor e che io ringrazio, oltre appunto all'azienda Sigill Canapa,
Un'altra chicca, l'azienda Canesis, che è siciliana, è nata dall'idea di Giovanni Milazzo, un ragazzo giovanissimo, 22 anni, che sta sperimentando su una nuova plastica di canapa, cercando una nuova formula per ottenere una plastica appunto più leggera e più resistente rispetto a quelle già comunque brevettate e utilizzate nel mondo. Perfetto, allora Giuseppe, io faccio in bocca al lupo per tutta l'organizzazione, ovviamente anche per il merito dell'iniziativa, ovviamente affinché si raggiunga un traguardo di liberalizzazione e legalizzazione, ovviamente, perlomeno, la coltivazione e l'autoproduzione, che insomma dovrebbe essere un diritto garantito a tutti, come dicevamo in premessa, anche prima della trasmissione, si tratta di una sostanza criminalizzata e sostanzialmente innocua, sicuramente molto meno dannosa di alcol e sigarette di cui si può legalmente abusare e sono ormai comprovato che siano dannose per la salute e poi portino anche a lungo andare alla morte. E Cioè, quindi sì, io sono quasi alla soglia dei 40 anni ed è 25 anni che faccio un uso regolare ma responsabile di cannabis. Sono uno sportivo, sono uno che assolutamente mangia bene, che conduce una vita normalissima, lavoro e tutto il resto. perfetto, allora Giuseppe Nicosia, in bocca al lupo. Questo video ovviamente sarà rapidamente, grazie al nostro regista Donato Pulpicella, in rete. Cerchiamo di farlo girare quanto più possibile per promuovere questo evento. Grazie ancora Assolutamente. Giuseppe Nicosia. Grazie a te. Ciao. Ciao.